Due vite spezzate, due comunità sconvolte, quelle di Ferrazzano e Mirabello Sannitico, in lutto per la tragica scomparsa di Marco Di Palma, 48enne originario di Campobasso, e Asmir Battista, 21enne di origine bosniaca ma residente nel comune molisano, deceduti nel tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla statale 16 Adriatica in territorio di Petacciato. Asmir stava rientrando con due amici dalla Notte Rosa di Vasto, mentre Marco andava al lavoro a San Salvo, poi il tragico schianto, un impatto violentissimo che in un attimo ha spezzato le loro vite. Marco, conosciuto e benvoluto, lascia la moglie Ileana e i figli Gabriele e Giorgia e una comunità sgomenta, non solo quella di Ferrazzano, ma anche il Basso Molise, dove con il Corriere Bartolini Marco faceva consegne ogni giorno. Asmir, descritto da tutti come un bravissimo ragazzo, ad esprimere cordoglio da parte dell'intera comunità di Mirabello Sannitico, il sindaco Angelo Miniello, profondamente colpito dalla prematura morte del 21enne. Un ragazzo sempre gentile con tutti, scrive, dedito all'attività sociale, alla famiglia, va la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze. Asmir frequentava gli ambienti scout ed è stato anche volontario all'ambulatorio vaccinale dell'ospedale Cardarelli. L'ultimo saluto al giovane alle 10.30 di domani, giovedì 11 agosto, nella chiesa Mater Ecclesiae di Campobasso. In viaggio con Asmir anche altri due ragazzi, un giovane campobassano che ha riportato lesioni gravi, un trauma cranico e uno toracico. Per tale motivo i medici dell'ospedale San Timoteo di Termoli ne hanno disposto il trasferimento nell'ospedale Foggiano. L'altra passeggera, una ragazza anch'essa ventenne di Mirabello, ha riportato fratture a gambe e braccia ed è stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Campobasso per essere sottoposta ad un intervento ortopedico.